L'atmosfera natalizia si tinge di gusto grazie a Natale in Cantina e L'Ovolio, i due eventi organizzati dal Movimento Turismo del Vino Puglia, in collaborazione con l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, che hanno coinvolto turisti, curiosi e appassionati di enogastronomia in suggestivi tour alla scoperta dei luoghi di produzione di vini e pregiati oli extravergini. 8 cantine e 6 frantoi, dalla Downe al Salento, hanno aperto le porte ai visitatori, offrendo loro degustazioni, cooking show e prodotti artigianali perfetti per diventare originali idee e regalo da mettere sotto l'albero. Un percorso enogastronomico che gli amanti del gusto hanno potuto seguire anche a bordo degli speciali wine bus messi a disposizione da Puglia Promozione nell'ambito dell'iniziativa Discovering Puglia. L'olio e il vino sono due prodotti simbolo della tradizione pugliese e del nostro sistema produttivo, dichiara l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Dario Stefano. E quella di associarli è una scelta che abbiamo interpretato con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere ancora di più le produzioni di qualità. Il vino negli ultimi anni ha raggiunto grandi traguardi sui mercati nazionali ed esteri. L'olio non ha ancora conseguito analogo successo, ma pensiamo che proprio il binomio olio-vino possa rafforzare reciprocamente i due settori produttivi e consegnarci la possibilità di presentare sui mercati il Made in Puglia, con un paniere molto più ricco e ambizioso. Novità 2012 di Natale in Cantina è L'Ovolio, il mercatino natalizio che ha animato la piazza principale di San Donici, nel cuore della storica DOC Salice Salentino. La manifestazione, organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Proloco, ha visto la presenza di aziende vitivinicole, produttori di oli extravergini da tutta la Puglia e del sommelier dell'AIS, che hanno accompagnato i visitatori nella degustazione di vini. A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera, gli zampognari itineranti e i canti tipici del Natale, intonati all'interno della chiesa matrice, aperta per l'occasione e sotto il pergolato dell'Osteria delle Gromare. Questa è una scelta che abbiamo interpretato negli ultimi tempi, quella di associare il vino e l'olio e quindi di camminare su queste due gambe, le due gambe più conosciute nella nostra tradizione ma anche più caratteristiche del nostro sistema produttivo. Il vino negli ultimi anni ha recuperato un passo, non è ancora alla velocità l'olio non è ancora alla velocità del vino, ma insomma io credo che come binomio possano amplificarsi reciprocamente e consegnarci la possibilità di presentarci sui mercati con un paniere molto più ricco, molto più autorevole, ma anche molto più ambizioso. San Donici si trova proprio nel cuore della storica DOC Salice Salentina, che è quella che ha dato, diciamo, il reso famoso il Negroamaro nel mondo. Oggi, se passa questo riordino delle province e si realizza veramente la provincia del Salento, potremmo dire di essere proprio nel cuore del Salento, e quindi questo binomio Salento e Negroamaro credo che sia già affermato abbastanza questo brand nel mondo, e dobbiamo puntare sempre di più a promuoverlo e incentivarlo. Si acquisiscono diverse, diciamo, abilità e nozioni anche in poco tempo, e tra l'altro con piacere. Magari da soli, almeno per me, sarebbe più difficile in contesti differenti anche avvicinarmi proprio al prodotto in senso anche più tecnico. Le feste sono il momento giusto per sedersi a tavola in compagnia e degustare dei vini anche buoni, pregiati. È stato interessante anche perché comunque si vede la differenza tra gli oli e quelli più commerciali, che in effetti recano nelle etichette le diciture, insomma, relative agli aromi, invece alle sostanze più naturali che abbiamo visto qui. Quindi questa è la cosa che più mi ha colpito, vedere comunque la differenza tra prodotti naturali e invece industriali.